Questo autunno avremo una nuova importante collaborazione che è insieme alla Fondazione Nuova Antologia, la Fondazione di Giovanni Spadolini. Un accordo che abbiamo fatto col professor Cosimo Ceccuti, che ringraziamo, e prevede tre incontri in questa prima fase su tre intellettuali, giornalisti che hanno segnato anche con la propria vita, diciamo, la lotta per la libertà, le libertà democratiche nella fase dell'avvento al fascismo. Quindi questo ci insegna e ci serve da stimolo per la professione, per come dobbiamo svolgere la professione, anche conoscendo alcune figure importanti. Però un'altra cosa che abbiamo fatto e che è a disposizione di tutti gli iscritti che ne vorranno fare richiesta, iniziamo una serie di quaderni della formazione. Il primo è su Giovanni Maria Flick, la lotta, dialogo sulla corruzione, che è stato nostro ospite a un corso l'autunno scorso e che oggi è diventato un piccolo quaderno per tutti gli iscritti che ne vogliono fare uso, per potersi leggere comunque uno dei testi di formazione fatti in questi anni. Allora, l'idea della collaborazione fra la Fondazione e l'Ordine dei giornalisti per questa iniziativa è nata dalla pubblicazione di una collana editoriale a Torino per iniziativa della stampa Classici del giornalismo. Così, dovendo presentare tre opere di altrettanti giornalisti, scrittori celeberrimi come Piero Gobetti, Luigi Salvatorelli e Guido D'Orso, l'amico Bartoli, presidente dell'Ordine Giornalista Toscana, ha avuto l'idea di inserire in un ciclo vero e proprio di incontri queste tre figure e il loro pensiero e la loro opera. Così la prima, dedicata a Piero Gobetti, è pensatore antifascista, giornalista, editore della sua Rivoluzione Liberale, dell'Energie Nove e del Baretti. Luigi Salvatorelli, e qui ci spostiamo all'immediato secondo dopoguerra, e quindi tutto quello che fu il movimento azionista per la ricostruzione del paese, che trovò proprio attraverso giornalisti e uomini di pensiero, intellettuali, e attraverso le loro testate, nel caso di Salvatorelli era la Nuova Europa, il luogo di dibattito su come ricostruire democraticamente il paese. E Guido D'Orso, anche lui azionista, che ebbe la direzione della stampa. Ecco, qui è nata l'idea di approfondire sotto l'aspetto del giornalismo e anche della storia e della cultura contemporanea tre grandi figure del nostro sistema democratico.